pomeriggio, ben ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia che apriamo con l'ultimo bollettino Covid in merito alla situazione nella nostra isola con contagi e ospedalizzazioni in aumento. Lo dicono i dati analizzati nella settimana dal 14 al 20 novembre dal Dipartimento ASOE della Regione. I nuovi positivi sono stati più 7,65% rispetto alla settimana precedente. Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Enna, Trapani e Catania. Le fasce d'età maggiormente a rischio sono quelle tra i 60 e i 69 anni, tra i 70 e i 79 anni e tra gli 80 e gli 89 anni. Aumentate anche le nuove ospedalizzazioni, dove oltre la metà dei pazienti è risultata non vaccinata. È stato tradito dal nervosismo un uomo alla guida di un'auto sottoposto a controllo dai finanzieri di Trapani, che hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro 22 kg di sigarette di contrabbando. Il conducente fermato è stato denunciato a piede libero perché trovato in possesso di 85 stecche di sigarette marca Chesterfield e Merit, prive delle strisce filigranate dei monopoli di Stato, pronte a essere vendute a prezzi concorrenziali sulla piazza. Dovrà rispondere di violenza sessuale il primario del reparto di radiologia dell'ospedale di Mazara del Vallo, processato con rito abbreviato davanti al GUP del Tribunale di Marsala. Tre gli episodi contestati al medico, che avrebbe commesso abusi sessuali su pazienti che tra il marzo 2016 e il giugno 2020 si erano recati al nosocomio per alcuni accertamenti. L'indagine è scattata a seguito della denuncia presentata da una delle tre vittime. Il primario avrebbe toccato loro le parti intime. E in chiusura una rapina in una gioielleria di Viale Regina Margherita a Canicattì, in provincia di Agrigento. Due malviventi a volto scoperto e armati di pistola hanno fatto irruzione all'interno dell'attività commerciale, minacciando la figlia del titolare e portando via un pannello contenente un importante quantitativo di gioielli in oro. Il bottino ammonterebbe a circa 60.000 euro. Subito dopo i fatti i due uomini sono fuggiti, indagini sono in corso proprio per risalire ai due autori. È tutto per questa edizione, vi aspetto col TG Flash delle ore 18 per nuovi aggiornamenti. A più tardi. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.